Il destino dei lecci del giardino del Porcinaia ad Arezzo continua a tener banco. Dopo la raccolta firme dei giorni scorsi, la questione è infatti tornata in consiglio comunale con un'interrogazione del consigliere di opposizione Alessandro Caneschi. Abbiamo comunicato che la raccolta ha prodotto veramente una partecipazione dei cittadini molto elevata. Abbiamo raggiunto oltre 1600 firme della petizione che chiede appunto di mantenere i lecci, oltre a circa 2000 firme che sono state fatte online. Quindi abbiamo chiesto di nuovo qual era la proposta alternativa che nei giorni scorsi l'amministrazione comunale ha annunciato nella stampa, e da parte del vice sindaco ci ha detto che è previsto un diradamento di questi lecci. Noi questa soluzione non ci convince e quindi andremo avanti con questa battaglia, speranzosi che l'amministrazione possa fare un passo indietro. L'area verde era stata ideata negli anni 20 del Novecento dall'architetto paesaggista Pietro Porcinai. Adesso è stata indicata dall'amministrazione comunale aretina come assegnataria di un nuovo progetto di riqualificazione che prevede appunto la rimozione parziale dei lecci. Il sindaco ha chiesto o chiederà nei prossimi giorni, non so se l'ha già fatto, un appuntamento alla sovrintendenza per sottoporre questo nuovo progetto, questo nuovo pensiero di intervento, ovvero andare a intervenire tramite un diradamento delle alberature e non tramite l'abbattimento complessivo. Ci tengo a sottolineare che dietro al progetto iniziale ci sono tantissimi progettisti che adducono motivazioni tecniche circa l'abbattimento, quindi non è un puntiglio o una presa di posizione della parte politica, ma ci sono motivazioni tecniche assolutamente fondate. L'amministrazione ha il dovere di ascoltare i cittadini, tanti cittadini hanno sottoscritto petizioni, hanno in qualche modo sollevato qualche perplessità circa questo tipo di intervento, e quindi ci siamo fatti carico anche di ripensare, seppur parzialmente, all'abbattimento dei lecci.